C'è un mondo solo e una sola umanità. Da questo lontano punto d'osservazione, la Terra può non sembrare di particolare interesse, ma per noi è diverso. Guardate ancora quel puntino. È qui, è casa. Noi siamo qui. Su quel puntino ci sono tutti coloro che amiamo, tutti coloro che conosciamo, tutti coloro di cui abbiamo sentito parlare. Ognuno dei 108 miliardi di esseri umani esistiti fino ad oggi ha vissuto la propria vita su questo puntino, insieme delle nostre gioie e dolori, centinaia di religioni, ideologie e dottrine economiche così sicure di sé. Ogni essere umano, cacciatore e cercatore, ogni eroe e vigliacco, ogni salvatore e distruttore di civiltà, ogni re e poveraccio, ogni giovane coppia innamorata, ogni madre e padre, ogni bambino che spera di diventare inventore ed esploratore, ogni maestro di grandi filosofie e ogni politico corrotto, ogni santo e peccatore della specie umana è vissuto lì, su un minuscolo granello di polvere, sospeso in un raggio di sole. La Terra è uno scenario piccolissimo in una vasta arena cosmica. Pensate alle crudeltà senza fine inflitte dagli abitanti di un angolo di questo pixel agli abitanti a malapena distinguibili di qualche altro angolo. Quanto frequenti le incomprensioni, quanto smaniosi di uccidersi a vicenda, quanto fervente il loro odio. Pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali e imperatori affinché nella gloria e nel trionfo potessero diventare signori momentanei di una frazione di un puntino. Le nostre ostentazioni, la nostra immaginaria autostima, l'illusione che abbiamo una qualche posizione privilegiata nell'universo, sono messe in discussione da questo punto di luce pallida. Il nostro pianeta è un granello solitario nel grande, avvolgente buio cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non c'è alcuna indicazione che ci possa arrivare un soccorso da qualche altra parte per salvarci da noi stessi. La Terra è l'unico mondo conosciuto che possa ospitare la vita. Non c'è altro posto, perlomeno nel prossimo futuro, dove la nostra specie possa migrare. Visitare? Sì. Colonizzare? Non ancora. Che ci piaccia o no, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che l'astronomia è un'esperienza che suscita umiltà e forma il carattere. Non c'è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa immagine del nostro minuscolo mondo presa da 6 miliardi di chilometri? Per me, questa foto sottolinea la nostra responsabilità di occuparci con più compassione l'uno dell'altro e di preservare e proteggere l'unica casa che abbiamo mai conosciuto. Abbiamo forse dimenticato la nostra strategia di sopravvivenza più antica e più sperimentata? L'unica che ha funzionato sempre, cioè l'essere responsabili del presente guardando soprattutto al futuro. Come famiglia umana dobbiamo scegliere se essere egoisti e miopi, oppure diventare un'umanità collaborativa, compassionevole e visionaria. E non ci stiamo giocando solo il futuro della famiglia umana. Insieme a noi vivono altre 30 milioni di specie animali. Sono tutte senza passaporti e non possono votare né aprir bocca nei summit mondiali sul cambio climatico. Gli animali, tutte le creature non umane sulla Terra, non hanno mai fatto neppure un tweet. Sono tutte affidate alla responsabilità umana. Uno sguardo veloce sul mondo lascia intravedere alcuni fatti sintomatici. Il numero dei rifugiati nel mondo è aumentato. All'inizio del 2016, 65 milioni di persone sono state cacciate con la forza dalle loro case. Erano 60 milioni nel 2015. Più di 21 milioni sono stati classificati come rifugiati. I governi e le opinioni pubbliche non capiscono né la complessità
né l'ordine di grandezza di questo fenomeno che resterà con noi e crescerà per i prossimi 20 o 30 anni. L'accordo globale sul cambio climatico è entrato in vigore. Il trattato negoziato a Parigi nel 2015 è stato ratificato nel 2016 da 118 dei 194 paesi che hanno firmato nuovi impegni per combattere il riscaldamento globale. Uno degli obiettivi principali dell'accordo è quello di promuovere il passaggio alle energie a bassa emissione di carbonio. Nessun paese al mondo a questo punto può fare marcia indietro. Il commercio globale ha rallentato. Nel 2016 il commercio mondiale ha registrato la crescita più debole dall'inizio della crisi finanziaria in quasi tutti i continenti. L'Asia ha fatto eccezione, mantenendo il primato della crescita economica, con diversi grandi paesi che crescono con tassi attorno al 7 o 8% annuo. Siamo tutti in rete. Sempre più persone sono collegate con i telefoni cellulari. Per la prima volta più gente ha accesso a un telefonino che all'elettricità o all'acqua pulita. Tra poco sarà così anche per l'accesso a internet. Un terzo dell'umanità ha meno di 20 anni. In circa 40 paesi africani i giovani sono oltre il 50%. Sono meno del 20% nei 30 paesi più sviluppati. Allo stesso tempo, in alcuni paesi ci sono sempre più vecchi. L'Italia è il terzo stato con più anziani al mondo. Eppure i servizi di assistenza e le risorse, già insufficienti, diminuiscono. Il trend rischia di rendere irreversibile il problema e di far perdere l'ennesima opportunità economica. Servono 600 milioni di posti di lavoro nei prossimi 10 anni. Un terzo degli 1,8 miliardi di giovani di tutto il mondo non sono né occupati né studenti. 21 milioni di persone sono vittime di lavoro forzato in stato di schiavitù. Una persona su tre non ha accesso a servizi igienici. 2,4 miliardi di persone non hanno accesso a servizi igienici decenti e quasi 1 miliardo defeca all'aperto. E questo è il dato più impressionante e scandaloso di tutte le statistiche su dozzine di malattie che uccidono innocenti in ogni parte del mondo. La maggior parte dei più poveri del mondo vivono in Africa subsahariana e in Asia meridionale. Ma la povertà estrema è in declino in tutto il mondo. Aumenta invece la disuguaglianza estrema. Nel 2016 le 8 persone più ricche al mondo hanno accumulato più ricchezza dell'insieme della metà più povera del mondo. Entro il 2030 due terzi dell'umanità vivrà nelle città. Ognuna delle 12 maggiori aree urbane del mondo hanno più di 15 milioni di abitanti. In Asia, Delhi, Shanghai e Pechino hanno triplicato la propria popolazione in 25 anni. Oggi, già più di metà della popolazione mondiale vive nelle città e le città sono responsabili di oltre l'80% del PIL mondiale. Due miliardi di persone abusano di sostanze. Il fumo di tabacco è aumentato in oltre 20 paesi, per lo più a basso e medio reddito. Per esempio in Indonesia nel 2016 i fumatori erano più di 70 milioni, 30% in più del 2015. Il tabacco uccide 6 milioni di persone l'anno, una persona ogni 6 secondi. 230 milioni di persone abusano droghe illecite e molti di più abusano i farmaci. 2 miliardi di persone abusano l'alcol, che causa direttamente 100.000 morti l'anno e milioni di morti innocenti. In generale la depressione e l'infelicità, che sono le cause di uso di tabacco, alcol e droghe, è in crescita in un gran numero di paesi. Cambia strada un numero record di economie. Nel 2016,
137 nazioni hanno realizzato 283 riforme economiche, cioè oltre il 20% in più rispetto al 2015. 54 dei paesi più poveri hanno realizzato 113 radicali riforme economiche. Alcune nazioni si incamminano verso l'economia circolare, l'economia della condivisione, e abbandonano il capitalismo sregolato. Curiosamente, sono proprio alcuni paesi ricchi, ma in grave crisi economica, ad essere divenuti conservatori testardi, a dire no ad ogni riforma. La solidarietà internazionale ha raggiunto livelli record. Oltre 60 governi, sia nel nord che nel sud del mondo, aiutano altri paesi in via di sviluppo. Per la prima volta l'aiuto pubblico allo sviluppo ha superato i 130 miliardi di dollari, che rappresentano un aumento del 6,9% rispetto al 2015. L'aiuto ai rifugiati è raddoppiato da 6 a 12 miliardi, anche se rimane solo l'1,7% del totale degli aiuti internazionali. C'è sempre più complessità incompresa. Mentre la globalizzazione entra in ogni dettaglio della vita di ciascuno, la complessità della politica nazionale ed internazionale aumenta in ogni momento. Crescono purtroppo le risposte populiste superficiali che, coscientemente o per ignoranza, fanno finta che le soluzioni siano semplici e non richiedano alcuna competenza specifica, e che basti magari l'onestà e la buona volontà. Mentre tutti esigiamo professionalità sempre più specializzate in ogni attività umana, molti accettano e desiderano che la politica sia l'unico spazio dove chiunque può dire la sua e governare anche senza sapere nulla. Dunque il 2016 non è stato un annus horribilis. La realtà del 2017 è ricca di chiari e scuri. Ci sono soddisfazioni per i risultati ottenuti e sfide da affrontare con urgenza nel 2017. Il mondo è affamato, come non mai, di cambiamento sociale e di innovazione economica efficace. Le grandi menti e grandi cuori impegnati per il futuro di giustizia e di progressibilità verso uno sviluppo sostenibile, con felicità diffusa, possono fare una grande differenza per un'umanità bisognosa. La lezione più importante che ho imparato nel mio servizio civile internazionale per 35 anni in 135 paesi del mondo è che tutti i bambini del mondo sorridono nella stessa lingua, è la lingua della speranza.